Oggi mi trovo in un posto meraviglioso, la Sardegna. Come sapete, mi piace sempre andare a scovare nuovi negozi e prodotti Pokémon quando ho la possibilità di girare. Quindi preparatevi per questo potentissimo nuovo video a caccia di negozi Pokémon e One Piece in Sardegna. Nei commenti ditemi se questa idea vi piace e mi raccomando, ricordatevi di lasciare il like e anche di iscrivervi al canale se vi piacciono questi contenuti. Cominciamo il nostro video di oggi nella città di Arborea e questa è la nostra prima edicola, proprio nel centro della città. Da fuori potrebbe anche non sembrare un'edicola perché si trova in questo edificio, diciamo, storico, ma fidatevi che è molto bella. Cerchiamo qualcosa da spacchettare. Qua ci sono alcune riviste Pokémon. Hai delle carte di Brawl Star per qualche altro video shorts come quello che ho fatto l'ultima volta, potrebbero essere carine. Grazie. Diamo un'occhiata a queste. Queste non le ho mai viste. Sono sempre della Diramix, secondo me non sono le cards, ma sono quelle che si appiccicano all'album, perché lassù ho visto un album, dopo ve lo faccio vedere. Potrebbero essere carine. E queste costano un euro a pacchetto. Queste sono quelle di Dragon Ball che secondo me avevo aperto anche in un altro video che vi ho fatto vedere. Sì, sono quei pacchettini mix con 5 pacchetti di Dragon Ball. Questa è la nuova collezione di Palafin che è uscita oggi, quindi torniamo un attimo a Pokémon. È interessante perché ci sono 4 pacchetti all'interno. 2 dovrebbero essere di Crepuscolo Mascherato, 1 di Cronoforze, ma non si vede, ma questo qua dietro dovrebbe essere di Origine Perduta al prezzo di 25. Questo a dire che ce la prendiamo per lo spacchettamento. E dai, io lo prendo. Prendo l'album di Brawl Star, così lo facciamo, ce lo apriamo in un video shorts come l'ultimo che ho fatto che vi è piaciuto. Il video in cui ho aperto il pacchettino e ho fatto la partita Brawl Star con le carte trovate. Amo, prendi te. Non ci arrivo, amo, prendi. Acquisti fatti, ci siamo portati a casa la collezione di Palafin e l'album sticker con le nuove carte di Brawl Stars. Ora il nostro viaggio prosegue e stiamo andando in direzione Oristano perché abbiamo fatto qualche ricerca e abbiamo scoperto che a Oristano ci sono qualche fumetteria e anche negozi, penso di carte Pokémon, comunque negozi di carte abbastanza interessanti, secondo me potrebbe essere divertente e carino da andare a vedere. Siamo arrivati ad Oristano in questa nostra prima fumetteria della giornata che si chiama l'Allegro Coboldo. Entriamo e vediamo che cosa si può trovare. Esistono le Jumbo di Magic. Eccoci qua, non abbiamo preso niente tranne questa Jumbo che ci hanno regalato per la gioia di Matte. Prima Jumbo di Magic per il nostro album. Abbiamo trovato una bellissima edicola chioschetto, sempre qua ad Oristano, molto tipica, anche abbastanza sperduta, devo dire, non c'è molto qua vicino, quindi magari potrebbe esserci qualcosa di interessante. Andiamo a vedere. Hanno fatto il manga delle Witch. Sì. Ci sono i blisterini di Zenith, carini. Siamo usciti qua fuori perché ci ha detto che c'erano le robe Pokémon qua in vetrina. Collezione di Palafin, Lugia di Zenith, Pokémon Go. Non voglio dire, ma forse una di queste 3 teen potrebbe essere di 051. Vai Matte. No, dai, no, ultima possibilità, no. E di pacchetti Pokémon? Prendiamo un paio di queste con evoluzione a Paldea. Queste 2 se le prendo, grazie. Queste sono quelle del video dell'altra volta. Ti prendo anche un paio di queste. Allora, abbiamo preso un paio di questi, come vi ho fatto vedere, che hanno il pacchettino di evoluzione a Paldea e anche un paio di bustine di Brawl Stars con le cards, che sono quelle, proprio quelle che ho aperto nel video shorts, che appunto vi era piaciuto, e così ce ne facciamo altri. Beh, che dire, sono molto contenta di questa edicola. Anche l'edicolante è stato veramente carinissimo, gentilissimo, e era ben fornita, e l'edicolante ci ha consigliato un negozio che dovrebbe avere carte collezionabili, si chiama On Game, solo che forse potrebbe chiudere a breve. Stiamo andando, speriamo di trovarlo aperto. Eccoci qua, On Game, trovato, sta per chiudere, abbiamo solo 5 minuti, andiamo a vedere. Ciao. Ciao. È bellissimo, già c'è un sacco di roba Pokémon. A parte che anche l'interno con questa architettura è bellissimo, comunque qua c'è tutto, One Piece, Pokémon, Funko Pop, figure, cioè guarda quella lì di Luffy.
queste sono carine perché hanno quattro pacchetti tutti di spade e scudo, cioè Astri Lucenti, Colpo Fusione e Tempesta Argentata. Non abbiamo comprato niente, ma negozio, devo dire, veramente top, bellissimo. Non pensavo che avremmo trovato un negozio del genere qua ad Oristano, ma veramente, veramente bello. E aveva anche roba di One Piece, che di solito non si trova qua, soprattutto in questi posti è difficile, insomma, trovare carte di One Piece, c'erano sia in giapponese che in inglese. Però ricordatevi di comprare online su Japan Collectibles, codice Alessia per lo sconto. Oh, è una delle gelaterie famose dove hanno il gelato dei Pokémon queste, adoro. Cioè veramente, c'è il gelato Pokémon. Quindi andrebbe preso, so che ormai è ora di pranzo, però non ci si può tirare indietro dal gelato Pokémon. Uno in due però. Non so esattamente come funzioni questa cosa, però l'ho visto in un sacco di video. L'ho visto per la prima volta nel video di Croatomist. Ah, posso scegliere una calamita tra queste? Allora quella di Piplup. Quindi con ogni gelato c'è omaggio una calamita e ci sono 12 calamite in totale che si possono poi collezionare tutte. Calamita di Piplup, bellissima! Ora però andiamo a sentire il gelato. Ok, sentiamo, è già completamente sciolto. Sa di tipo crema, biscotto e anche cioccolato. Un po' tipo sapore un po' di vaniglia, molto buono. Troppo caldo oggi in Sardegna. E poi c'ha dei pezzettini croccanti, tipo scoppiettano in bocca. Sembra, sai, le caramelle, quelle che scoppiettano. È buono. Nuova fumetteria raggiunta, questa si chiama proprio fumetteria One Piece, quindi mi aspetto di trovare qualcosa di One Piece. Comunque già molto bella in vetrina, c'è Marshall, c'è Demon Slayer, c'è Chainsaw Man. Entriamo a vedere. Tutto questo ripiano e anche questo sono tutti fumetti autoprodotti. Acquisti fatti, questa volta abbiamo preso un bel bottino di manga, non Pokémon ma fumetti, vi faccio vedere. C'è questo manga qua che sta leggendo Matte in questo momento, che si chiama Gachi Akuta, si è preso volume 2, 3, 4 e 5, è molto bello, poi lo leggerò anch'io, mi sa, il disegno è super bello e ricordano molto quelli di Soul Eater, perché l'autrice ha lavorato anche all'opera di Soul Eater. Fire Force sicuro, forse anche Soul Eater, comunque insomma lo stile è quello ed è veramente bello. E si è preso anche tipo la box con dei gadget che dopo serve per contenere le variant. Poi c'erano i free fumetti, diciamo, quelli con delle piccole anticipazioni dei capitoli, cioè Zero Calcare, anche uno di Topolino. E questo non l'avevamo mai visto, è solo manhwa, cioè sono solo coreani, Tower of God e Sweet Home, che già conosciamo, e poi The Boxer e The God of High School, che questi non li avevamo mai visti, quindi siamo curiosi di scoprirli. Volevo portarvi anche il video di questo negozio qua. Adesso vi faccio vedere com'è all'interno. Ma il prezzo è giusto di questi? Sì, 52 l'uno. Ma come avete potuto vedere, secondo me, anzi direi 100%, i prezzi dei prodotti Pokémon erano stati ritoccati per essere aumentati e anche di molto, perché collezioni che, insomma, di listino era 25, massimo 30, quella collezione lì a Londra l'avevo pagata 25, la vendeva a 52, ritoccata con la Biro. Ma di fronte c'è un'edicola. Andiamo a vedere questa edicola, dai! Peccato non c'era niente nell'edicola, però vabbè, dai, è stato carino comunque fare un giro. C'è
Ci siamo fermati a pranzo, finalmente siamo a Marceddu, che è un piccolo paese di solo pescatori, come avete potuto vedere anche dalle immagini prima del video, tutte casettine tipiche, posto molto molto tranquillo tra il mare e la palude, quindi è un posto veramente tipico. Dopo pranzo comunque ci andiamo a spacchettare la collezione di Palafin, metà della collezione, come avrete potuto vedere dallo short negli scorsi giorni, l'ho aperta. Due pacchetti, ci rimangono due pacchetti da aprire, quindi poi ci andremo ad aprire quelli. Ma per farlo andremo al mare. Il pranzo è arrivato, non mi aspettavo questa porzione. Cioè raga, questo in teoria è tutto per me. Cioè questo è un primo, guardate la dimensione, e quello invece di Matte. Per lui spaghetti al pomodoro, io invece spaghetti e frutti di mare. Ma cioè, qua ci ceno stasera, ci pranzo domani con questo. Fai cambio piatto. No. Abbiamo trovato il nostro posto perfetto per spacchettare un po', è un bar sulla spiaggia, veramente stupendo. C'è anche la musica, probabilmente dal video la sentite, ma è un ambiente super rilassante, veramente stupendo. Ci siamo presi un caffè shakerato freddo, visto che dopo dobbiamo guidare. Ci siamo portati ad aprire metà della collezione di Palafin, l'altra metà la potete recuperare nel video short che avevo messo qualche giorno fa, più un blisterino che ho preso prima con Evoluzione a Paldea, Ossidia Infuocata e Origine Perduta. Carta jumbo bellissima con Palafin, Cronoforze e Crepuscolo Mascherato. Partiamo con Crepuscolo Mascherato, il tè matcha. Ancora lo devo trovare, neanche una del tè matcha mi è uscita. Va bene anche l'Art Rare. Codice, incrociamo le dita, va bene anche la ex, mi accontento. Vediamo un po'. Rubra, Swanna, maschera, reverse, no, niente. Vediamo se con Cronoforze siamo più fortunati. Stiamo finendo il master set, ci siamo un attimo bloccati, però tutte le carte dei leggendari, tutte le alternative ce l'abbiamo in realtà. Se vi ricordate le avevamo comprate nel video a Londra, quando abbiamo fatto il giro nei negozi. Allora, vediamo un po' chi c'è. Prima reverse di Turtwig, Pikachu reverse, nessuna alternative. Molto male. Andiamo col blister. Di questi ne abbiamo aperti, ancora abbiamo fatto la live. Un po' di alternative, devo dire che sono uscite. Ossidiana Infuocata. Codice. Almeno un ex. Ce la riusciamo a portare a casa in questo spacchettamento di oggi? Dai, almeno una. Allora, prima reverse. Seconda reverse. Non ci posso credere, non sto trovando nulla. Se anche in Evoluzione a Paldea non trovo nulla, lo apre Matte l'altro pacchetto. Codice. Vai. E dai, un Pikachu X. È carino, dai. Allora, comunque il pacchetto di Origine Perduta lo facciamo aprire a Matte. Lui è molto fortunato ultimamente, soprattutto con questi blister. Vai, serio, trovaci fuori qualcosa di grosso. Sì, nascondiamo il codice. Chiudi gli occhi, non guardare il codice, non guardarlo, Cioè, praticamente c'è una carta devastata. Non so se sì, vabbè, non voglio farla vedere. Sì. Vai, vai, vai. Vai con Giratina. No, PSA 6 Giratina. Vai. Siamo già alla reverse, no? No, ne mancano ancora. Bella! Dai, scusa, rovinatissima. Quella tutta rovinata questa. Sì. Dai, non super male. Black come codice. Bene ragazzi, per oggi il nostro giro negozi in Sardegna finisce qua. Ora mi trovo in traghetto direzione Livorno, sto tornando a casa. Ho preso un ultimo acquisto, non ve l'ho fatto vedere, non c'entra con Pokémon, ma ho preso la balenottera della nave, sponsor della nave, bellissima. Mi raccomando, fatemi sapere che cosa ne pensate di questo video, magari vi può anche essere stato utile, magari qualche curiosità che non sapevate. Mi raccomando, il mi piace, l'iscrizione al canale, leggete tutti i link in descrizione, entrate nel gruppo Telegram, seguitemi sui vari social e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!